il ministro Speranza ha adottato un'ordinanza che ha individuato le regioni più critiche della fascia rossa e della fascia arancione. Partiamo dall'area gialla, con criticità moderata. In quest'area, all'esito dell'ultimo monitoraggio, rientrano le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, province di Trento e di Bolzano. In queste regioni sarà vietato circolare dalle ore 21 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, di necessità, di salute. Anche durante il giorno, peraltro, raccomandiamo di limitare gli spostamenti se non per motivi di salute, di lavoro, di studio o situazioni di necessità. Nei giorni festivi e prefestivi chiudono i negozi all'interno dei centri commerciali, ad eccezione di farmacie e parafarmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole. Chiudono musei, chiudono mostre. Per quanto riguarda la scuola, si passa alla didattica a distanza per le scuole secondarie, per le scuole superiori di secondo grado, quindi parliamo di licei, istituti tecnici e professionali, fatta eccezione per gli studenti con disabilità in caso di utilizzo di laboratori. Continuano invece le lezioni in presenza per le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie. Le attività didattiche nelle università si svolgeranno necessariamente a distanza, salvo che per le matricole e per l'utilizzo di laboratori. Sono sospese tutte le prove preselettive, le prove scritte che si svolgono in presenza, parliamo di concorsi pubblici e privati, come pure di abilitazioni professionali, con alcune eccezioni, come i concorsi e le abilitazioni di medici, operatori sanitari o della protezione civile. Per i mezzi di trasporto è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per il trasporto scolastico. Sono sospese le scommesse, giochi, videogiochi, anche nei bar, nelle tabaccherie. Bar e ristoranti restano aperti sino alle ore 18 e l'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono però restrizioni e continuano a rimanere chiuse piscine, palestre, teatri, cinema, mentre invece restano aperti i centri sportivi.